Prosegue il viaggio itinerante del videogiornale. Tappa al villaggio Peruzzo, frazione a sud di Agrigento. Gli interventi dei cittadini al microfono. Davide Saglia. Nuovo focus sulle frazioni di Agrigento, dove regna ormai indisturbato un degrado diffuso e latita da tempo il decoro urbano. A seguito di diverse segnalazioni giunteci in redazione, torniamo al villaggio Peruzzo per verificare la situazione in cui versa la scuola materna del quartiere. L'istituto è circondato da una copiosità di verde, uno stato di abbandono alquanto evidente che è possibile riscontrare anche in prossimità dell'ingresso e dei marciapiedi adiacenti. Decadimento risaltato ancor di più dalle discrete condizioni della vicina scuola elementare Nova Manhattan. Sorge quindi spontaneo chiedersi come mai, nonostante le due scuole siano pressoché confinanti, non venga effettuata la medesima manutenzione. I soggetti sono sempre gli stessi. Circa 3 mesi fa ci eravamo visti qua, avevamo fatto inquadrato e parlato dell'albero lì dietro che insiste dando un grave problema perché potrebbe cascare da un momento all'altro. Avevo parlato con l'assessore Gibilato, si era rivelato molto accondiscendente nei nostri confronti e avevano immediatamente transennato la zona, pensavo che si potesse porre rimedio, in realtà è 3 mesi che è transennata ancora dell'albero, è sempre lì, è sempre in condizioni precarie e quindi è molto pericoloso per i bambini. Oltretutto qui insiste, come sapete, la scuola materna. Al mattino alle 8:30 non vi dico cosa significa otturare quella piazzetta lì con queste pseudo transenne di legno, perché la gente arriva, si incolonna, non può. Quindi grave pregiudizio anche per chi viene a lavorare. Se poi dovessimo spostare un attimino l'attenzione su quella che è la scuola materna, come ben vedete l'erba praticamente ormai è altezza uomo. Ora corriamo un rischio con i nostri bambini, perché c'è il rischio praticamente letteralmente di vederli sparire nella giungla e di non ritrovarli più, quindi sarebbe il caso di fare qualcosa. L'abbondanza di verde pubblico al villaggio Peruzzo lo si nota un po' ovunque, attorno agli impianti sportivi, ma soprattutto sui marciapiedi. Marciapiedi degradati e in più parti divelti, che in Viale Emporium vengono ulteriormente snaturati e resi inutilizzabili per la presenza di diversi cassonetti dei rifiuti. È un'esuberanza di vegetazione spontanea, rigogliosa. Il discorso è che il senso d'abbandono nel cui siamo prostrati gli agrigentini. Vedi, non fa differenza il villaggio Peruzzo da San Leone, da Agrigento o dal villaggio Mosè, perché è tutto un degrado, è tutto un abbandono. Mi piace pure che lo chiamano decoro urbano, ma dov'è il decoro urbano? Guardate qui, il campo di tennis è opportunamente schermato, come se le gambe degli sportivi fossero un peccato da guardare, marciapiedi inutilizzabili che non possono essere fruiti, devastazione e sconsolazione. È sempre Pachito Danile, conclude questo tour tra il degrado nelle frazioni con un ironico rompicapo. Giacciono mestamente giganti mutilati nell'indifferenza dei passanti, in altre faccende affaccendati. Non hanno voce, ma li sento gridare, simboli di tanto scempio per non dimenticare. Antichi testimoni di tempi migliori, barbaramente trucidati dai valenti amministratori. La soluzione dopo Pasqua. Auguri.